Quando un chitarrista inizia il suo approccio alla chitarra solista, ci sono degli step importanti da fare. Step come studiare le scale, arpeggi, le tecniche sulla chitarra ed inoltre farsi un vocabolario. Cosa intendo per farsi un vocabolario? Si intende imparare delle piccole frasi, dei piccoli assolini per accrescere il proprio bagaglio musicale ed utilizzarli successivamente nelle proprie improvvisazioni, nei propri assoli. Ed è proprio qui che voglio focalizzarmi nel video di oggi. Oggi infatti impareremo alcuni lick nello stile blues. Ma prima, come sempre, sigla. Ciao, sono Roberto Invernizzi, musicista, produttore ed insegnante di chitarra. Ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale My World in Music e nel mio studio The Signal Lab. Prima di cominciare voglio dirti che se vuoi supportare il mio lavoro qui su questo canale, clicca mi piace qui sotto ed iscriviti al canale. Attiva inoltre la campanellina per restare sempre aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Uno degli aspetti importantissimi per imparare ad improvvisare o comunque il lavoro da chitarrista solista e farsi un vocabolario, quindi imparare dei licks che ti permettono di accrescere il tuo bagaglio culturale e musicale ed affrontare meglio questo compito. Voglio sfatare subito le cattive dicerie sull'imparare o studiare dei licks. Per molti è quasi un copiare frasi di altri, musicisti famosi o no, e rubare le loro idee e farle tue. È sbagliatissimo questo modo di pensare. È importante studiare dei licks e farli propri. È come quando noi impariamo a parlare. Impariamo delle parole, studiamo delle frasi a scuola che ci permetteranno poi di creare successivamente i discorsi che vogliamo fare con la nostra testa. È la stessa cosa in musica. Impariamo delle piccole frasi che ci saranno di aiuto. Successivamente, una volta metabolizzate, le faremo nostre e le modificheremo in base al nostro stile e al nostro modo di suonare. Nel video di oggi affronteremo 10 licks piuttosto semplici nello stile blues. Ovviamente in altri video approfondiremo sia lo stile blues, ma vedremo anche dei licks in altri stili. Nello specifico in questo video ho creato dei licks in tonalità di La, dove sfrutteremo la pentatonica di La minore. Ci muoveremo lungo il manico. Quindi se dovessi avere delle difficoltà o non avessi una grandissima conoscenza della pentatonica minore, ti consiglio di andare a vedere il video che ho fatto sull'argomento. Per ogni lick lo sentiremo sia su una backing track che ho costruito, su un pedale di La, quindi su un accordo fermo. Successivamente sentiremo il lick ripetuto due volte con il metronomo a una velocità ridotta, in modo che tu possa sentire in maniera più dettagliata e scandita il lick. Queste frasi sono piuttosto brevi e non troppo complesse. Su queste frasi ho utilizzato principalmente due tecniche, il bending e lo slide. Partiamo subito. Bene, analizziamo subito i primi due lick. I primi due lick siamo nella prima posizione della pentatonica di La minore. Sono due lick abbastanza semplici. Attenzione solamente all'utilizzo dei bending e dello slide. Nella fattispecie presta attenzione quando lo slide è solamente in salita e non c'è la discesa, e invece quando c'è la risalita e la discesa, quindi la tensione e il rilascio. Lo puoi vedere dalla tablatura: quando la freccia è solamente in salita vuol dire che c'è la tensione e non il rilascio. Quando la freccia sale e successivamente scende c'è tensione e rilascio. Ma come faccio a non far sentire il rilascio? Semplicemente stoppo la corda e poi lascio andare la corda. In questo modo non si sente la discesa. Attenzione al termine del lick 2, il bicordo in slide a salire, segnato sulla tablatura con le due linee oblique dal basso verso l'alto. Questo vuol dire che dobbiamo arrivare a quelle note
con una scivolata a salire. Il lick 3 è abbastanza semplice, partiamo dalla quinta posizione della pentatonica di La minore, quindi tasto 3-5, passiamo alla prima posizione e poi terminiamo alla seconda. La difficoltà sta proprio nel cambiare posizione in maniera agile. La scansione ritmica è piuttosto semplice, sono tutti ottavi. Attenzione soprattutto all'inizio del lick. L'approccio iniziale dove si cambia quasi immediatamente posizione non è così semplice. Prestiamo anche attenzione alle tipologie di slide, infatti lo slide non è sempre uguale. Quando vediamo la lineetta con SL sulla tablatura, vuol dire che dobbiamo plettrare la nota di partenza e plettrare anche la nota d'arrivo. Quando invece lo slide oltre alla linea ha anche un archetto, vuol dire che è uno slide legato, quindi suoniamo la partenza ma non suoniamo l'arrivo. Questa è una differenza abbastanza evidente. Nel lick 4 invece siamo in seconda posizione di pentatonica di La minore e la terminiamo in prima posizione. Non è una frase tanto difficile, attenzione ai legati ed attenzione alla scansione ritmica in terziene. Nel lick 5 partiamo in seconda posizione di pentatonica Le minore e terminiamo in prima posizione.
La parte interessante è l'inizio del lick con un bicordo su una sesta. Questo dà una sonorità molto particolare, soprattutto se queste prime due note vengono tenute in vibrazione contemporaneamente. Il lick 6 invece è come se fosse una combinazione di due licks molto brevi. Il primo in prima posizione di pentatonica di la minore e la seconda e ultima parte in quinta posizione. Il lick 7 sembra semplice, ma nasconde nella chiusura un'insidia. Infatti abbiamo una piccolissima frase piuttosto rapida, con un salto di corda, il cosiddetto string skipping. Quindi presta molta attenzione a essere preciso nel salto di corda. Lick 8 è abbastanza semplice, presta però attenzione alla parte finale e ad intonare correttamente i bending. Nella parte finale del lick, attenzione a non far sentire il rilascio sul bending sul Do al tredicesimo tasto. Il lick 9 è abbastanza veloce e complesso. Presta molta attenzione all'utilizzo del legato, hammer-on e pull-off ed anche gli slide. Proprio queste tecniche ti aiuteranno ad affrontare questo lick con la giusta velocità e il giusto timing. Il decimo e ultimo lick
è un lick abbastanza serrato, con un po' di note ripetute, con una cadenza in terziene, quindi attenzione alla scansione ritmica. Segui anche qui l'utilizzo degli Ammerone pull-off per un approccio più fluido e preciso del lick. Bene, spero che questi lick ti siano piaciuti e ti possano essere utili per l'approccio alla chitarra solista nello stile blues. Ovviamente un consiglio che ti posso dare è: imparali bene, falli tuoi e cerca di trasportarli anche lungo il manico e in altre tonalità. Vedrai che in maniera quasi naturale, quasi inconscia, inizierai a modificarli, a modificare, ad apportare qualche piccola modifica con qualche nota in più, qualche nota in meno o qualche tecnica in più su queste frasi, data dal tuo stile, dal tuo approccio sullo strumento. Ed è proprio lì che avrà avuto effetto questo esercizio. Bene, se il video ti è piaciuto ti chiedo di mettere mi piace qui sotto, iscriviti al mio canale ed attiva la campanellina per stare sempre aggiornato sui miei prossimi video. Seguimi inoltre sui miei social Facebook e Instagram per ulteriori curiosità ed approfondimenti. Noi ci vediamo come sempre prestissimo qui sul mio canale per un altro video.